Allora, volevo commentare un articolo che è apparso all'interno dell'Harvard Business Review, intitolato When a New Layer of Management is Hired Above You, di Melody Wilding del gennaio 22, 2024. So your manager told you that they'll be bringing someone else above you. In other words, you are getting layered. This refers to a situation where an additional layer of management is inserted between you and your current reporting line. Essentially, it means that someone else is added or promoted to a position above you. They become your new direct supervisor, and you now report them instead of your previous boss. While layering is typically a strategic move for the company, it stings when it happens to you. In this article, the author addresses how to deal with the doubt that arises and how to move forward with your new structure productively. Quindi questo è il tema di questo articolo e si fa il caso poi, sicuramente è un caso, diciamo, così ipotizzato, immaginato, probabilmente con nome di fantasia. C'è questa, diciamo, Sandra, direttrice delle risorse umane di una startup tecnologica che cresce molto, che passa da 100 a 200 dipendenti. Sandra è abituata ad avere un rapporto molto stretto con l'amministratore delegato, basato con l'amministratore, basato su un rapporto di rispetto reciproco. E per mesi Sandra e questo direttore hanno parlato, hanno discusso di piani per l'espansione dell'azienda, implementando tutta una serie di programmi per il benessere dei dipendenti, per il miglioramento della condizione dei lavoratori, per introdurre anche il lavoro da remoto. Quindi Sandra si sentiva, uso questo è quello che dice l'autrice. Sentiva di avere un ruolo all'interno di questa azienda. Poi a un certo punto le cose sono cambiate perché l'amministratore, a seguito proprio di questa crescita aziendale, ha diciamo introdotto un livello manageriale tra Sandra, appunto, e lo stesso amministratore, diciamo creando appunto, diciamo, un nuovo layer, quello che qui si chiama layering, quindi l'aggiunta proprio di questo livello intermedio. Una cosa che è stata certamente dovuta alla crescita aziendale e chiaramente viene detto a questa Sandra di non preoccuparsi perché, diciamo, la sua situazione, questo fatto non riflette la mancanza di considerazione, stima e capacità professionale, quanto piuttosto la necessità di una riorganizzazione aziendale. Che significa questa riorganizzazione? Chiaramente ci sono tutta una serie di sentimenti contrastanti che attanagliano lo spirito di Sandra, che diventa evidentemente preoccupata, prova apprensione, ansia, insomma, incertezza. E questa, dicono gli autori, non è in realtà dice l'autrice, non è in realtà qualcosa di strano, perché questa attività, being lawyered, quindi essere sottoposti, diciamo, non ad una, cioè il fatto che l'azienda crescendo introduca dei livelli rispetto al management è una cosa inevitabile, dice l'autrice, una cosa che accade molto spesso quando le aziende crescono, quindi c'è bisogno di nuovi team, di nuove strutture e così via. E sostanzialmente questo produce, diciamo, delle significative crescite dell'azienda. Quindi l'autrice dà tutta una serie di suggerimenti a questo punto su come fare per prendere bene questa scelta. Quindi bisogna considerare, diciamo, bisogna ragionarci sopra, non bisogna prenderla, diciamo, così emotivamente. Ci sono comunque possibilità di imparare, diciamo, si può imparare qualcosa da questa nuova situazione. Fare inoltre delle domande, cioè, diciamo, quando se capita di essere layerizzati, diciamo così. Cioè nell'organizzazione nella quale si opera, a un certo punto ha stretto contatto con il management, poi invece a seguito della crescita aziendale vengono introdotti dei livelli e quindi si viene layerizzati, allora bisogna, dice l'autrice, fare delle domande al precedente boss, diciamo, al precedente capo.
chiedendo quali sono le motivazioni che hanno portato l'azienda ad introdurre questo nuovo livello, se ci sono delle particolari skills o delle aree di competenza, di conoscenza che evidentemente sono state colmate attraverso questo nuovo layer, come si può vedere il proprio ruolo in questa nuova struttura, se ci sono delle nuove responsabilità per il proprio ruolo, quali sono le aspettative, che cosa si può fare, insomma, per la valutazione anche della performance e quali saranno le metriche da utilizzare per migliorare il proprio lavoro. Queste sono le domande che bisognerebbe fare. L'autrice dice comunque di essere calmi perché questi sono cambiamenti organizzativi che spesso, diciamo, avvengono nelle aziende e sono molto complessi perché riguardano un insieme, diciamo, di elementi. L'autrice suggerisce di essere parte del processo di hiring, cioè quando si sa che verrà introdotto un nuovo livello aziendale, allora, tanto vale, insomma, partecipare di questo processo, quindi cercare di capire chi sono queste persone. Quando poi queste persone vengono assunte, si fa praticamente un'attività, diciamo, di promozione, si cerca di capire chi sono queste persone, insomma, si fa un po' anche di relazioni sociali, insomma, cercando di essere connessi con questo nuovo livello e così via. Alla fine l'autrice dice che questa attività di hiring è una cosa molto comune nelle aziende, non bisogna prenderla troppo male e bisogna anzi cercare, diciamo, di superare queste dimensioni. Cosa possiamo dire di questo articolo? Sicuramente, diciamo, se parliamo di aziende di piccole e medie dimensioni, il hiring è sicuramente una cosa buona perché significa che l'azienda sta crescendo. Quindi, se uno è interessato a sapere se nel futuro l'azienda avrà le risorse per pagare gli stipendi, il fatto che un'azienda cresce, passa come in questo caso da 100 a 200 dipendenti, si crea una struttura organizzativa, diciamo, più composita, è sicuramente un fatto positivo. Significa che l'azienda cresce, produrrà di più, avrà più soldi e quindi potrà con più facilità pagare gli stipendi, perché non ci dimentichiamo, per quanto ci sia una narrativa, diciamo, che vuole individuare il lavoro come un'attività svolta per motivazioni così, diciamo, valoriali, etiche e morali, però la maggior parte delle persone lavorano per avere uno stipendio. Se avessero possibilità di far soldi diversamente, sono convinto che la stragrande maggioranza delle persone non lavorerebbe proprio. Quindi, se c'è una riorganizzazione aziendale con una dimensione di change management, di riorganizzazione che induce alla creazione di nuovi layer, vuol dire che l'azienda sta crescendo veramente, tanto da introdurre nuovi livelli tra il management e i dipendenti. Ora la domanda che bisogna farsi è perché non si è stati promossi in questo nuovo layer? Perché questo layer, invece di essere stato assegnato, in questo caso a questa Sandra, non è stato, è stato invece assegnato a terzi? Beh, qui è evidente che c'è sicuramente una questione di competenza, c'è una questione di esperienza, c'è una questione di raccordi, accordi, forse anche che l'azienda fa con altre organizzazioni. Quindi, diciamo, sicuramente non è un qualcosa da prendere positivamente se non si viene promossi a questi nuovi layer. Perché questo significa che le competenze sviluppate personalmente non sono veramente in linea con quello che l'azienda stava cercando. Perché se l'azienda stava cercando quelle competenze che sono state sviluppate dai dipendenti, allora i dipendenti verrebbero promossi a quelle stesse funzioni. Se invece li prendono da fuori, è perché evidentemente c'è un disallineamento. Cioè, questi dipendenti, diciamo, sono stati fatti lavorare, li hanno fatti lavorare, però non c'è stato veramente un piano di crescita. Perché se un piano di crescita ci fosse stato, in questo caso un'azienda che passa da 100 a 200 dipendenti, non è che uno rimane allo stesso livello. Se l'azienda cresce, e allora, diciamo, bisogna anche remunerare le persone che hanno prodotto quella crescita. Quindi si immagina che queste persone facciano una carriera. Se questo non accade, è un fatto assolutamente negativo. Significa due cose: o che
I dipendenti non hanno sviluppato quelle competenze che sono veramente necessarie per crescere all'interno dell'azienda, o che al contrario l'azienda non ha fatto crescere i dipendenti, cioè li ha sfruttati e basta. Questa Sandra qui è stata sfruttata. L'azienda è cresciuta e poi quando hanno dovuto prendere altre persone le hanno prese da fuori. Non potevano forse creare al proprio interno una compagine di, diciamo, di capitale umano qualificato, magari dando anche degli stimoli giusti, corretti, certamente sì, che avrebbero potuto farlo. Non l'hanno fatto, evidentemente, perché non ne avevano interesse, non ne avevano bisogno. Quindi io non considero, diciamo, questi aspetti positivamente, li considero negativamente. Ora, qui chiaramente noi dobbiamo sempre considerare che questi articoli che commento generalmente dell'Harvard Business Review non sono riferiti all'economia italiana, non sono riferiti neanche all'economia europea. Qui parliamo di capitalismo americano, dove c'è un dinamismo molto più ampio e quindi probabilmente le strutturazioni, le riorganizzazioni aziendali sono molto più veloci, c'è più possibilità anche di cambiare lavoro, c'è più possibilità anche di crescere. Però il punto che noi, la strategia, diciamo quindi, è chiaro che in un contesto molto dinamico, dove l'aerizzazione, diciamo, queste riorganizzazioni aziendali avvengono molto velocemente, non ha molto senso preoccuparsi perché questo tipo di attività, appunto, possono essere considerate come ordinarie. Al contrario, in un'azienda, in un sistema capitalistico diverso, come può essere quello europeo, caratterizzato da molta più lentezza e minore efficienza del mercato del lavoro, queste cose possono essere considerate molto gravi. Negli Stati Uniti no, perché chiaramente, dice giustamente l'autrice, è inutile sfasciarsi la testa, perché se sono cose che succedono spesso, si sa che tutte queste cose possono succedere. Il problema qui però è proprio di questa Sandra, cioè il dipendente inserito in un sistema organizzativo aziendale che cresce, che non si preoccupa di capire quale sarà prospetticamente il proprio ruolo futuro in quell'azienda. È un dipendente che non ha una strategia, è un lavoratore senza strategia, un professionista senza strategia. E questo inevitabilmente porterà quella persona a perdere, non c'è dubbio. Perché se si crede che il futuro professionale di qualunque persona, dipendente o libero professionista, dipendente pubblico o privato, qualunque sia il ruolo, se si crede che il futuro professionale possa essere demandato a terzi, per quanto ci possiamo fidare di questi terzi, che può essere il nostro capo, il nostro manager, il nostro mentore, il nostro amico, il nostro compagno, la nostra compagna, ebbene, questa è una cosa sbagliata. Bisogna fare in modo di capire se nel futuro di un sviluppo di un'organizzazione aziendale ci sarà spazio per certe competenze, per certe skills. E se ci si rende conto che non c'è spazio, bisogna trovare le alternative. E se ci si rende conto che le skills non ci sono, bisogna trovare il modo di produrle. Cioè, la reazione a questi fatti, che io considero personalmente molto gravi, non so, e che sono cose che comunque succedono nelle aziende, diciamo, sono cose che succedono. Però quando succedono? Succedono quando, come dire, il tasso di sviluppo professionale, di skills e produttività del lavoratore dipendente tende ad essere sotto la media dell'azienda. Cioè l'azienda cresce tantissimo e i dipendenti invece non riescono ad accumulare altrettanto capitale umano, altrettante competenze, qualifiche, capacità produttive e così via. Ovviamente in un contesto che cambia, quelle skills che erano importanti ieri, oggi potrebbero non esserlo più. E domani potrebbero essere assolutamente inutili. Quindi io non sono d'accordo sul fatto che sì, poi per carità magari funziona anche l'idea, diciamo, come dice l'autrice, socializzare, chiedere, fare domande, perché è stato preso Tizio Caio, quali sono le competenze che mancano, perché socializzare con queste nuove persone, immaginare, diciamo, un futuro insieme. Però, diciamo, tutto questo io non credo, diciamo, sia,
la reazione corretta, perché è una reazione appunto di socializzazione di una problematica che rimane. Il motivo per cui non si viene promossi nel caso di laierizzazione è la mancanza di competenze professionali, generalmente hard. Questa è la motivazione. Quindi il lavoratore che sta in un'azienda che cresce deve capire che deve crescere almeno nella media dell'azienda, quindi se l'azienda cresce anche il lavoratore deve crescere, e possibilmente di più dell'azienda. Cioè deve investire molto di più nella propria formazione, nel capitale, cioè se vuole fare una carriera, altrimenti verrà in qualche modo squalificato. Quindi perché dico squalificato? In questo caso dell'articolo non c'è una squalificazione, questa è una persona che ha conservato il suo posto di lavoro. Però non ci dobbiamo dimenticare che nelle organizzazioni gerarchiche, come sono le aziende, una cosa è essere a contatto diretto, immediato, continuativo con le persone che decidono, e un'altra cosa è invece avere dei livelli che impediscono questa relazione diretta. Perché in questi livelli intermedi passano molte decisioni, opportunità professionali, progetti, responsabilità e anche risorse finanziarie. Quindi se uno è anche banalmente interessato al denaro, cercherà di stare quanto più vicino possibile al management, perché lì potrà avere probabilmente più possibilità, più opportunità. Avere un livello in mezzo, o due o tre, significa perdere possibilità di crescita. Quindi io, diciamo, non la vedo come l'autrice, io sono assolutamente quasi contrario a quello che dice l'autrice. Innanzitutto vedo questo fatto come un problema. Se stai in un'azienda dove ti mettono un livello tra te e il management, è un problema. Se stai in un'azienda dove il posto che avresti dovuto avere tu nel naturale sviluppo aziendale viene dato a un altro, magari esterno, è un problema. Vuol dire che tu le competenze non ce le hai. Non hai, no, o non sei, non sei, è la fiducia che eventualmente hai creato, non è utile, e questo è un altro elemento che ritorna spesso, che noi prima o poi lo dobbiamo capire questo fatto nel mondo del lavoro. Cioè noi, dico noi, diciamo che le persone che lavorano nel settore pubblico e privato, si danno una grande importanza alle relazioni. Certe volte si pensa che andarsi a mangiare una pizza insieme o ridere o scherzare alla macchinetta del caffè sia la cosa più importante. Certo, questo probabilmente rasserena le anime di molti che si sentono in questo modo all'interno di un gruppo, all'interno di una situazione. Però non è veramente così, perché nelle aziende il ruolo delle persone si vede nel momento della criticità, nelle aziende e anche nel pubblico è così. Quando c'è il momento critico, quando c'è la responsabilità che bisogna assumersi, quando c'è l'incertezza, quando c'è la crisi, quando c'è il problema, è lì che si vede la struttura organizzativa aziendale. E ovviamente per risolvere i problemi serve la competenza, serve la professionalità. Sì, anche la relazionalità può essere considerata una competenza. Ma la relazionalità è una competenza soft, è una soft skills, a meno che uno di mestiere non fa il PR e il rappresentante commerciale. In quel caso la capacità relazionale è un hard skill. Però se uno di mestiere fa il manager di una certa area dell'azienda, la relazionalità non è un hard skill, è una soft skill. L'hard skill è un'altra, quella tipica del settore aziendale, se stai nel dipartimento finanziario, la tua hard skill è quanto ne sai di finanza. Se stai nel dipartimento HR, la tua hard skill è quanto ne sai di capitale umano, e così via. Le social skill sono soft skill che tu usi, diciamo, per cercare di sviluppare delle relazioni di comunità eventualmente utili alla promozione. Tutto il resto non conta, perché quando ci sarà il problema, e le aziende vivono risolvendo problemi, non si potrà socializzare il problema. Anzi, al contrario, quando ci sono i problemi nelle aziende, generalmente vengono personalizzati con l'individuazione di responsabilità. Quindi la mia idea è questa: per evitare l'hiring, bisogna che il tasso di accumulazione del capitale umano individuale
sia nella media o superiore al tasso di accumulazione umana, del capitale umano dell'azienda. Se uno riesce a fare questo strutturalmente, potrebbe essere che quell'hire viene assegnato al personale interno. E così si fa carriera, si cresce. E certo, la socializzazione rimarrà importante, però ricordiamo sempre che le aziende sono strutture gerarchiche, organizzazioni che devono risolvere problemi e che devono guardare sempre alla produttività.